Buongiorno a tutti, sono Andrea Turrina e sono qui per presentarvi la quarta edizione del Master Universitario in Osteopatia nelle disfunzioni neuromuscolo-scheletriche, organizzato dall'Università di Verona a direzione del professor Nicola Smania. Siamo alla quarta edizione di questo Master Universitario che nelle edizioni precedenti ha avuto un ottimo successo, arrivando al completamento di iscrizioni praticamente in tutte le classi. Il master si svolge su 3.000 ore di studio, alcune sono presenziali, altre invece no, verranno effettuate grazie a materiali caricati in repository e aula virtuale. Un'aula virtuale dove potete trovare tutti gli appunti, il materiale per il vostro studio, anche la parte video riguardante le tecniche di trattamento. Questo master ha nei suoi obiettivi didattici la volontà di formare le persone che hanno laurea in fisioterapia e medicina e chirurgia nel approfondire gli argomenti riguardanti la valutazione e il trattamento proposti dalla osteopatia. Osteopatia è una parola che si fa molto sentire negli ultimi anni, è presente sui media, è presente comunemente nelle persone che arrivano nei nostri ambulatori come riabilitatori o come medici clinici per chiedere la possibilità di approcciare questa tecnica di valutazione e trattamento. Bene, noi vogliamo aumentare conoscenze, abilità e competenze di tipo osteopatico in persone che hanno già una preparazione accertata, certificata dalla formazione universitaria appunto in fisioterapia o titoli equipollenti e in medicina e chirurgia. Questi sono i criteri di ammissione del master. Il master avrà scadenza per le iscrizioni verso fine novembre, le domande arrivano in maniera virtuale alle varie pagine o alle mail segnalate nel sito dell'Università di Verona. I titoli li dovete mandare per poter essere valutati dalla commissione scientifica, sia per i criteri di inclusione al master, di accettazione, sia per poter formulare la graduatoria di accesso. Le 3.000 ore sono impegnative sia da un punto di vista presenziale che di studio. Oltre alla parte di formazione c'è una parte di attività pratica professionalizzante da svolgere come stage osservazionale in una ventina di sedi attualmente in Italia, dove poter osservare docenti, assistenti d'aula o professionisti osteopati nelle tecniche di valutazione e trattamento appunto su pazienti in casi clinici reali. La missione avviene per la valutazione, come dicevo, dei titoli che presenterete. Il materiale didattico è sicuramente importante e facilmente reperibile su un repository in aula virtuale. Forniremo anche lì un supporto per poterlo scaricare, poterlo gestire eventualmente sui vari device o per poter essere stampato. Le lezioni, che si svolgono generalmente in 7 moduli per anno presenziali, quindi 14 moduli nell'arco di 2 anni, hanno una caratteristica principale e precipua, hanno una metà del tempo dedicato alla presentazione teorica dell'anatomia, della fisiopatologia, delle tecniche di valutazione, ma l'altra metà è dedicata all'esecuzione pratica delle procedure di valutazione del paziente per poter scegliere le tecniche di trattamento più appropriate, con un rapporto generalmente docente-discente di 1 a 10. Per cui la parte pratica è ben sviluppata all'interno del percorso e assume una grande importanza. Queste sono sostanzialmente le informazioni principali che è importante presentarvi. Nel dettaglio potrete avere maggiori informazioni appunto leggendo il bando approfonditamente o chiedendo ulteriori informazioni al personale debandato. Da ultimo, la proposta formativa dell'Università di Verona ha come base principale Verona stessa, con una sede qui presente, però siamo presenti in altre 4 città in Italia, a Vado Ligure, quindi in Liguria, a Roma, e abbiamo altre 2 sedi molto importanti, una a Torino e una a Udine. Questo per poter raggiungere con lo stesso livello di standard qualitativo e gli stessi contenuti più persone interessate a un processo di formazione e di formazione specializzata in ambito osteopatico. Vi lascio quindi tutti quelli che sono i riferimenti presenti nel sito dell'Università di Verona e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.